Buonasera, oggi è giovedì 9 agosto 2012 e sono le ore 10. Chi vi parla è Giuseppe Basile, un trader part-time specializzato sul cambio euro-dollaro. In questo breve video vorrei fornirvi alcune informazioni sulla mia formazione di trader, di analista di mercato e di blogger. Ho una laurea tecnica in ingegneria informatica conseguita nel 1999 presso l'Università La Sapienza di Roma e mi sono occupato di borsa e trading a vario titolo e livello e con crescente impegno sin dal 2001. Ho lavorato presso una società di consulenza aziendale dal 1999 ad inizio 2009, occupandomi di progetti di information technology e nel frattempo studiando i mercati anche con l'aiuto di libri, corsi, ma soprattutto lavorando con diversi mentori e trader americani ed europei. Nel 2009 ho lasciato il lavoro dipendente per iniziare un periodo sabbatico allo scopo di collezionare un'esposizione ai mercati che fosse significativa, in particolar modo uno screen time che ho collezionato per oltre 3 anni su strumenti come l'S&P Mini 500 e l'euro dollaro. Al termine di questo periodo mi sono specializzato sul trading del contratto CME Euro FX Currency Futures Contract. Nello stesso periodo ho conseguito un master in finanza presso il National College of Ireland di Dublino e ho intrapreso il programma CFA superando il primo esame. Nel 2012 sono diventato socio aggregato della SIAT, la Società Italiana di Analisi Tecnica, pubblicando tra l'altro un lavoro sui collegamenti tra gestione della posizione, obiettivi e risultati del trading sul quaderno numero 8, pubblicato all'inizio dell'anno 2012. Il quaderno è la rivista interna della società SIAT. A giugno del 2012 ho anche presentato un metodo innovativo al Trader Fest che utilizza una tecnica proprietaria per il miglioramento del trading plan in setup di breakout per l'azionario. Nel 2012 ho identificato e migliorato un'innovativa tecnica per il timing di trade chiamata Fibonacci Stalking e ho completato la messa a punto delle regole di un metodo per il trading dell'euro-dollaro basato su time frame giornaliero e 4 ore. Il metodo, che fa uso di ritracciamenti di Fibonacci e tiene conto del forte volume tradato dal program trading, nonché della psicologia di gruppo, fa riferimento solamente al prezzo e non utilizza indicatori da esso derivati. Il metodo, è particolarmente efficace con strumenti di trading che sono utilizzati per hedging come l'euro-dollaro e l'S&P 500 e mini. Per maggiori informazioni sul metodo si può consultare il video contenuto nel sito web www.fibonaccistalking.it nella pagina Trading Method che si trova in alto a sinistra sulla pagina iniziale. Le informazioni nel sito www.fibonaccistalking.it sono fornite in entrambe le lingue italiana ed inglese. Il sito contiene anche numerosi post inseriti giornalmente e video di aggiornamento sulla situazione dell'euro-dollaro, sugli sviluppi attesi del prezzo e anche setup di trade. Il sito www.fibonaccistalking.it pubblica anche i risultati di 4 model portfolios, 4 portafogli modello con trade sul futuro dell'euro-dollaro eseguiti con diverse regole di gestione sia della posizione che del rischio. Queste diverse regole creano dei portafogli modello che si adattano ai più diversi profili e livelli di abilità e attitudine al rischio di trader investitori interessati al trading dell'euro-dollaro o alla gestione del rischio cambio. Per maggiori informazioni sui portafogli modello si può consultare il video contenuto nel sito web www.fibonaccistalking.it nella pagina Model Portfolios. Buona serata e arrivederci al prossimo video. Grazie.